La terra è bassa, recita un adagio che racconta in poche lettere come un tempo veniva vista l'agricoltura, un lavoro umile, faticoso e semplice. Eppure nel 2023 il proverbio rappresenta sempre meno una realtà in cui l'evoluzione tecnologica legata ad internet e ai social è arrivata anche nelle campagne e in particolare in quelle toscane. Secondo il rapporto del centro Divulga XE realizzato per Coldiretti, infatti, le imprese agricole della nostra regione sono tra le più digitali d'Italia. Il 78% di esse ha una connessione internet contro il 73% a livello nazionale, il 40% ha un proprio sito contro il 20% della media italiana. Tra le piattaforme, invece, Facebook e Instagram sono quelle più utilizzate dalle nostre aziende, più di un terzo delle quali sono iscritte oggi ad almeno uno di questi canali social. Ma perché questo primato? Secondo Coldiretti la spiegazione sta da un lato nell'alto tasso di giovani e donne che guidano queste attività, dall'altro nella caratteristica multifunzionale delle aziende. Accanto all'attività agricola infatti sono sempre più quelle che svolgono funzioni didattiche, di agriturismo, di ristorazione e molto altro. Un'evoluzione che è stata accelerata dalla pandemia, quando le aziende agricole hanno dovuto incentivare l'utilizzo dei canali digitali per intercettare nuovi bisogni e opportunità. In questi anni sono state sviluppate piattaforme di e-commerce, mentre sui social si raccontavano i momenti della raccolta o si annunciavano date e mercati ai quali si sarebbe partecipato. Qualcuno si è inventato la gita virtuale con il contadino che in remoto porta a spasso l'utente tra vigne e campi coltivati. Insomma, l'esperienza e la conoscenza come valore aggiunto alla sola vendita del prodotto e porte aperte, seppur sullo schermo di un PC, ai propri campi e laboratori. Ma ci sono anche le nuove frontiere che si affacciano sul mercato e che riguardano ad esempio lo smart working. Tra queste il progetto europeo BlueSAM, che coinvolge 8 realtà internazionali e di cui la città di Vicchio, in provincia di Firenze, nel cuore del Mugello, è capofila. Un progetto che riguarda il co-working rurale, per cui il territorio metterà a disposizione, attraverso una piattaforma digitale, spazi pubblici e privati, casette nel bosco, agriturismi, bed and breakfast e molto altro, dove gli utenti potranno recarsi per svolgere attività di smart working o per dedicarsi all'artigianato locale, all'attività agricola, eccetera, eccetera. Un'occasione di promozione del territorio anche in una logica di sostenibilità ambientale resa possibile grazie alle piattaforme digitali, perché la terra sarà ancora bassa, ma guarda sempre più al futuro.